sai cosa c'è? Dai, che babbo con il mitico Franco Attanato! Va ora in onda! Capito? No! Dal Teatro Minoli di Milano, il programma più... della televisione italiana! Che... Babbo! Conduce in studio Franco Attanato! Ma chi è? Pronto? Pronto, salve signore, su che babbo? Andiamo in studio! Chi è? Sono Franco Attanato, in onda sul canale televisivo Kebabbo. Lei ha vinto 1000 euro in gettoni Franco. Non è vero. È pronta per partecipare? Mi dica il canale, così lo vedo. Sì, no, ma non siamo in diretta, stiamo registrando una finta diretta perché andiamo in onda alle 6. Comunque il canale è 85 del digitale terrestre, ce l'ha? No, non è vero. Non lo so, devo dire la verità. Vabbè, stia in linea che partiamo subito, fra pochi secondi rientriamo in diretta. Franco? Sì? La reclame sta finendo, la reclame in onda, sei pronto? Okay, la reclame! Ho detto di non chiamarla reclame, che mi dà fastidio. Lo spot, dai, 3, 2, 1, dai, vai, dai! Che regia è! Buonasera a tutti e bentornati su questo fantastico programma, come sempre il nostro Kebabbo. Anche oggi, poco fa abbiamo avuto qua con noi Marco Masini, che purtroppo ha fatto una brutta fine, oramai lo sappiamo. No, no. È in stazione centrale e non è vero. È finito col drogarsi pesantemente. Mi dispiace. Però Marco Masini, se vuoi dire qualcosa... Grazie, l'intervista, sto preso malissimo Franco, però ti ringrazio, grazie. Non è lui. Niente, sai che noi possiamo fare, lo facciamo. Quindi noi siamo solo benché volentieri di aiutare delle persone che hanno bisogno come te. È brutta questa cosa della nomina che ti hanno dato del porta sfiga, perché a me porti benissimo. Aia! E la signora è sempre lì. Signora! Beh, ritorniamo subito al gioco. Con noi c'è una concorrente in linea. Pronto? Che abbiamo in linea? Alessia. Eccola. Alessia? Eccola. Sì. Alessia, ciao Alessia, da dove ci chiami? Sì. Io sono dalla provincia di Salerno. Dalla provincia di Salerno. Quanti anni hai? 31. 31, bene, io sono Franco Attanato, il tuo Franco Attanato. Lo segui il nostro programma? Non tanto. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, sai come funziona? No, te lo spiego velocemente. Praticamente tu hai già vinto 1000 euro in gettoni di nanna e tu puoi andare verso la scalata, verso i 50.000 euro. È come un po' come il milionario di Gerry Scotti, solo che noi non facciamo domande difficili, ma sono domande molto semplici, dove tu puoi rispondere semplicemente con le tre possibilità che ti do io a cui rispondo, ok? Bravo, Franco! Yeah. Partiamo subito con la prima domanda. Mamma, sta base come la odio. E quella sta là. È di un film degli anni 80. Allora, la domanda è: di chi è la canaglia? No. Che domanda è? La prima A è... Di chi è la canaglia? La vera è A è... Del G... La seconda è... Ma... La terza è Marzio. 30 secondi Marzio. Per tre. Marzio. Cicci. Scusa, cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? La 3. La 3? Sì. La 3, risposta esatta, una prova. Ma non è vero! E andiamo ai 3.000 euro. Ognuno assegna chi vuole. Ricordiamo che Marzio, nell'81 secolo, quando c'era Marcellino Panevino, fu lui che indestò la canaglia. Cioè il della canaglia, che poi si riferiva a Giba, ok? Ok. Perfetto. Bene. Andiamo avanti con la seconda domanda. La base, attenzione. Ubriaco. Allora, i due attori comici degli anni 90, Franco Boldi e Marco De Sica, hanno litigato. Volevamo sapere la motivazione. Possibilità numero uno è... Che motivazione è? Perché voleva pizzare tutto Marco. Ma
La 2 è: perché gli ha rubato la moglie? La 3 è: perché è più grosso? La 1. La 1? La 1? Perché voleva pizzare tutto lui, ed è giusta! 7.000 euro in gettoni franco. Ma come fa, signora? Ma come fa? È sposata? No, no. E la sposo io allora, la sposo io. 3 secondi per tussarmelo, ok? Troppo, complimenti, veramente bravo. Facciamogli un altro applauso a questa fantastica ragazza, perché non è una signora, è una ragazza, dai. No, no! Questa era la prima parte! Vuoi sapere come va a finire? Resta collegato con lo Zodi 105! Cosa ne pensi degli invidiosi? Canaglie. Canaglie, bravo. Poi come... Andiamo! Canaglie. Oh, Marco Masini, siediti, cazzo! Non devi chiedere l'elemosina qua, siediti! Andiamo. Mi dissocio. C'ho già i cazzi miei coi cantanti. Allora, questa domanda riguarda i fiori. Te ne intendi di fiori? Ma se no. Rosa, margherita o papannaglio? Queste sono le piante della gna. Della? Gna. Indi? Ma metta giù, signora. Ma non lo sei. Quindi? Quindi devi decidere fra rosa, della gnagna, o la margherita. La margherita. Ma non c'era. La margherita. La margherita. Margherita, sai cosa ci fai con la margherita, no? Ci fai mama, non mama. No. L'hai mai fatto? Ma qualche volta. Ma butta. È la risposta esatta! Ma butta giù! Ma non c'era tra i fiori! Non c'era! Andiamo a 10.000 euro in gettoni franco. Vi do 30 secondi di pubblicità. Un attimo, piccolino spot per noi. E torniamo subito, non ve ne andate! Allora, t'ho detto che non voglio Masini fra i coglioni. Come te lo devo dire? Lo portate fuori, per favore. Che cazzo. Devo andare in pubblicità perché questo è un coglione, no, che si fa i cazzi suoi. Dai, poi... Marco, Marco, andiamo, fai bravo, andiamo, dai, Marco. Oh, lasciatemi. Marco, andiamo, dai. Me lo sta rapendo. Alza, alza. Non è possibile, dai, per quanto rientriamo? Ma cazzo, te l'ho detto, non invitarlo, invitami Raff, cazzo, che almeno anche quello se si buttava, che cazzo ce ne fregava. Però minchia, Masini, così in mezzo alla cosa, la gente che... Signora, metta giù. Lei sta lì. Sta... Io la odio. Siamo pronti, Franco, torniamo? Ma di cosa? Aspetta, adesso mi faccio una b***a, se permetti, ok? Ci mancherebbe. Si sta facendo una pensata. Lei sta lì. Signora, sì, l'hai portato fuori? Andato, andato. Madonna mia, voglio fuori la sigaretta e fumo dopo. Bentornati, siamo rientrati con Kebab. Purtroppo c'è è successa una cosa stranissima. Marco Masini è stato male. Avete percosso. Non ho avuto possibilità. Pronto? Scusate, ho un attimo di stallo perché... Sapete, bere l'acqua di fretta quando si fa questo lavoro sembra una cosa semplice, ma non lo è. Non lo è, certo. Allora, Marco Masini, come dicevo, è stato male purtroppo, è stato portato via perché si è sentito male Domani con noi comunque verrà a trovarci l'altro cantante che è Raff, che noi aspettavamo da tempo e quindi era giusto che venisse a trovarci col suo nuovo disco che è... Che? Allora, noi continuiamo con il nostro domandone. Sì. Siamo arrivati alla quarta, abbiamo una bellissima ragazza di 31 anni che sentite che sta respirando. Sei ancora in linea, vero? Sì. Allora, tu sei a quota 10.000 euro, giusto? Così sembra. Sì. Così sembra, 10.000 euro in gettoni Fampi che verranno recapitati a casa tua se dovresti perdere, ma probabilmente tu non perderai, perché si vede che sei una ragazza intelligente, giusto? Hai studiato tu? Sì. A noi piaci perché hai tanta verve, e la verve che...
da forza. Ti contraddistingue, diciamo, ok? Sì. Va bene, allora andiamo con la quarta domanda e ti auguro ancora buona fortuna. L'altro scemo di là. È il dono, è il dono. Adesso l'altro parliamo ritardato. Di colori. Oh. Sì. Signora, butti giù. Signora, ma non se ne... Devi indovinare il colore della felicità. Oh. Dai. Giallo, rosso o acre? Acre. Sei sicura, giallo? Sì, sì. Della felicità? Sì, sì. E la risposta è sbagliata. Ma no, è l'unica giusta che ha dato. E ora? Ma perché hai detto giallo? Perché per me è giallo, è giallo. Il giallo è il colore dei ricconi. No. Sì, è giallo. Rosa, è rosa. No, il rosa è delle checche. Giallo è proprio dei ricconi. No. Noi ti facciamo un applauso. Hai vinto qualcosa, te lo dice la regia. È stato un piacere giocare con te. Salutaci. Grazie, tutta ciao. La tua famiglia. Passa un buon Natale, mi raccomando. Auguri, e dalla, 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 dalla. Auguri. Come no? Occhio. Pronto? Sì? Sì, salve, dalla regia. Sì. Senta, niente, ha vinto. Mi spiace che abbia perso a questa domanda, non era neanche molto complicata. E la risposta qual era? La risposta era acre. Ah. Era acre. Perché il giallo è quello dei teroni e altro. Vabbè, comunque, lei ha vinto il premio base del nostro sponsor. Premio. Allora, mone l'indirizzo, le spese postali... No, no, quello è tutto carico nostro, dello sponsor, no. Chiaramente. Ok, e che cosa consiste? Il premio? Sì. Diglielo. Il premio è una... Sì, pronto, signora? Sì. Sì, niente, ha vinto una busta sorpresa, sa le buste quelle... Quali? Quelle in edicola dei bambini. Quelle... Stavi... Oh, cazzo! Sto per morire. Mi devo vomitare, mi devo vomitare. 105 Zoo, only for you, only for you, only for you.